Oggi siamo noi, ci stiamo occupando di mafie alla vigilia delle celebrazioni del 23 maggio, del 23 maggio 1992, insomma a 23 anni dalla strage di Capaci. Siamo appunto qui a ricordare e a sviluppare questo tema che resta un tema scottante e davvero molto importante per il nostro paese. Ci ha raggiunti al tavolo di Siamo Noi Lirio Abbate, giornalista dell'Espresso siciliano a Palermo per l'agenzia di stampa ANSA, ha seguito i principali processi di mafia e il suo lavoro è risultato scomodo alla mafia, tanto che da molti, moltissimi anni lei è sotto scorta. Tutto ha inizio nel settembre del 2007. Che cosa accade? Diciamo, i mafiosi non hanno gradito forse le cose che raccontavo o nei libri o nella cronaca dell'ANSA che mi portava a svelare dei retroscena giudiziari, politici, mafiosi che altrimenti non finivano sui giornali. E da lì è venuta fuori la reazione scomposta di alcuni mafiosi che poi abbiamo capito bene, dopo che la polizia mi aveva messo sotto protezione, che era tutto gestito da un signore che si chiama Leo Luca Bagarella, che dal carcere, in cui era collegato in videoconferenza in un processo, ha voluto mandarmi un segnale durante il processo Inequivocabile. inequivocabile. L'abbiamo colto, l'abbiamo mandato a quel paese, per cui comunque siamo qua. Perché bisogna raccontare, come avete fatto fino adesso, il retroscena dei mafiosi, perché se noi raccontiamo dei mafiosi che sono sempre dei grandi, che fanno tanti omicidi, che sono personaggi, diciamo, delle belve, cioè loro sono contenti La di questo, invece leggenda. bisogna raccontare che uccidono i bambini, che spacciano le droghe e con le droghe uccidono i ragazzi, che favoriscono la prostituzione, che la sfruttano la prostituzione e anche quella minorile, e che bisogna raccontare tutte queste malefatte che loro, su cui loro ne traggono dei benefici economici e finanziari. Sono cose che loro non vogliono raccontare al mondo a cui loro si rivolgono perché ne hanno vergogna. Ma quando lo fai e lo racconti, e poi racconti anche i nomi dei professionisti che sono dietro a loro, gli avvocati, i commercialisti, i medici, che li appoggiano, sono loro complici, e quei nomi li fai perché risultano in atti giudiziari o comunque ne vieni documentalmente in possesso. Quei Diventi professionisti scomodo. non sono abituati a stare nella pubblica piazza, anzi si ritirano, perché siccome si ritirano e sono quelli che fanno fare i soldi a questi mafiosi, allora i mafiosi si arrabbiano con chi li ha fatti, perché, ripeto, al mafioso piace essere pubblicamente additato come mafioso, perché si deve sapere, le persone devono sapere chi è mafiose, purtroppo lo sanno, ma non sto parlando solo del meridione, parlo di Roma, di Bologna, di Milano, di Torino. Le persone sanno chi sono i mafiosi. A Roma li chiamano in un certo modo, a Bologna in un altro, ma il loro atteggiamento, le modalità sono da mafiosi. E purtroppo questa è la realtà. L'informazione deve fare queste cose. Sarà scomoda per chi sta in galera o per chi ci deve andare, ma purtroppo è una questione di cultura. E se non c'è la cultura in questo paese, non sconfiggeremo mai la mafia, perché la mafia si sconfigge con la cultura, cioè con la testa, con la mentalità. Se tutti abbiamo la mentalità di ricercare chi ci può recuperare la refurtiva perché ci hanno rubato il motorino o la macchina e sappiamo dove andare a bussare, anche a Roma, questa è una mentalità mafiosa e che non si può fare. E siccome andiamo a bussare alla persona che sappiamo che ce la può recuperare, e siccome siamo a Roma siamo convinti che quello non è mafioso, è un buon samaritano, invece no, è chi controlla la zona, e chi controlla la zona si chiama mafioso. E allora, se noi sconfiggiamo questa mentalità, e la mentalità la sconfiggi soltanto con la cultura e per cui con l'informazione, non da oggi facciamo la legge, oggi legge anticultura o antimafia. No, lo fai nelle scuole, lo fai con i ragazzi, lo fai con la mentalità, lo fai facendo vedere che chi lo dice è credibile e non con chi fa finta di fare l'antimafia, perché il territorio lo sa chi fa finta di fare l'antimafia da chi invece la fa veramente l'antimafia. E chiudo, il grande successo di Don Luigi Ciotti sta nella sua credibilità.
sta nel fatto che le persone, compresi i mafiosi, sanno che veramente quella è un'azione antimafia, che gli prendono i territori, i beni confiscati e li danno ai ragazzi. E quello è un grande smacco per i mafiosi, perché su quei territori sequestrati ai mafiosi ci fanno cultura di legalità. E loro lo sanno che quella è vera antimafia. Poi quando arrivano altri che si mettono il cartello qui, antimafia, molti ridono, però prendono, ma qualcuno prende magari i soldi per fare la scritta antimafia, però sul territorio non ci credono, ed ecco, siamo, ed è una sconfitta. Abate, ed è per tutto quello che lei ci diceva che vale la pena, no? Continuare a scrivere, nonostante... essere sotto scorta, che non è un costo proprio lieve che si ma io a questo non ci voglio pensare, perché non dobbiamo fare, cioè ognuno ci deve, quando succedono di questi fatti, prima Michele Albanese vi raccontava la sua storia, i suoi fatti, vive in una realtà della Calabria che è veramente, ci sono realtà della Calabria, del nostro paese, che è come vivere in Afghanistan, non so se rendo l'idea, è che siccome noi siamo qua guardiamo l'Afghanistan, non guardiamo la Calabria, le realtà calabresi, e vive in una realtà che se tu sbagli a scrivere o a dire una cosa anche al vicino di casa, finisci male. Lo volevano uccidere Michele Albanese perché aveva scritto una cosa vera, reale, che tutti sapevano, ma non si doveva dire. Ora... bisogna raccontare questi giornalisti, queste persone che sono in provincia, che sono magari anche sfruttati da piccoli editori che non li pagano bene, eccetera, e difenderli, illuminare le loro realtà, capire perché ti hanno minacciato, che cosa è successo, qual è stata la notizia che ha dato fastidio, amplifichiamola, rendiamo questi personaggi ancora più... tra virgolette indegni, e non quello... puntiamo su chi ha la scorta, ed è quello che stiamo quella provando ce l'abbiamo, a fare oggi. Ce la portiamo avanti, è questo che vogliamo dire a queste persone, perché è un problema serio culturale ed è proprio quello che stiamo cercando di fare oggi in questa certo, puntata. Certo, per questo sono qui. Senta, ritorniamo alle stragi del 1992. Sì. In questi 23 anni come è cambiata la mafia siciliana? Allora, io il 23 maggio del 92 io lavoravo per il Giornale di Sicilia. Ero cronista al Giornale Sicilia ed è una di quelle cose, poco fa ho rincontrato Tina, non ci vedevamo da tanto tempo, che conosco da tanti anni, e il ricordo di molte cose mi fa commuovere, perché chi ha vissuto quegli anni, ma soprattutto chi ha vissuto il 23 maggio e poi il 19 luglio dopo 57 giorni, prima dottor Falcone con sua moglie, con i ragazzi della scorta, e poi dottor Borsellino con i ragazzi della scorta, a Capaci sono rimasti vive 4 persone in quell'attentato, è rimasto vivo l'autista ed altri 3 poliziotti, molti dei 3 se li sono dimenticate, le persone le hanno dimenticate. Ma qual è la situazione? La situazione è che io oggi ci sono dei momenti in cui mi ritorna il puzzo, l'acre della gomma bruciata, del fumo che avvolge le macchine di Via D'Amelio, ma è a Capaci la polvere da sparo è arrivando su quel cratere che sentivi ancora, e ogni tanto mi ritorna, Via D'Amelio mi ritorna quel puzzo acre che è misto anche ai corpi bruciati, e tu, come tutti i palermitani che abbiamo vissuto quella cosa, un monito o comunque una reazione di coscienza l'abbiamo avuta. Ci sono stati anche nei mafiosi, c'è stata questa reazione e hanno iniziato a collaborare molti mafiosi proprio per questi motivi, ma il resto della Sicilia non l'ha avuta. Il resto d'Italia, che fortunatamente non ha avuto quelle stragi e quell'impatto anche di coscienze non c'è stato, fortunatamente non c'è. E oggi che cosa troviamo? Una mafia che a Palermo è stata indebolita da tante inchieste, da tanti processi e da migliaia di arresti, ma anche da migliaia di sequestri di beni e di confische dei patrimoni dei mafiosi, ma nel resto della Sicilia non c'è. Ma tutto questo, la Cosa Nostra ha aumentato, l'Andrangheta si è rafforzata, le altre mafie si sono irrobustite nel resto d'Italia. Oggi a Roma ci troviamo a scoprire una nuova mafia autoctona a Roma, nuova, di romani, capeggiata uno dei clan, che non è uno dei clan di cui tu hai parlato in tante inchieste giornalistiche di queste settimane. Mafia capitale, un capo clan che è Massimo Carminati, è accusato di associazione mafiosa,
Ma che cosa c'è? Io vi vorrei far portare in questa situazione che viviamo oggi a Roma, con questa inchiesta, a quello che negli anni, a fine anni 70, anni 80, viveva quel giudice, dottor Falcone, che noi oggi ricordiamo, vittima della mafia. Che cosa faceva? Lottava la mafia e nessuno credeva a quella mafia che lui lottava, nessuno dava seguito alle cose che lui faceva, anzi veniva preso in giro e tutte le cose che lui chiedeva veniva ribaltato, perché lui diceva c'è la mafia, ci sono le collusioni dei mafiosi con la politica, con l'imprenditoria, e tutti quanti dicevano non esiste la mafia. C'è dovuto essere un omicidio del generale Callalberto Dalla Chiesa 82 e di Pio La Torre poco prima, per fare il reato di associazione mafiosa. Stiamo parlando di 3 decenni fa. Oggi a Roma ci troviamo nelle stesse condizioni di allora, ci troviamo nelle stesse condizioni in cui la mafia non esiste a Roma ed era come Palermo. Roma è indietro di 40 anni da questa cultura antimafiosa. Non so se rendo l'idea, però bisogna dirle queste cose. E diciamo anche quello che sta emergendo, no? Dalle ultime inchieste, titolo dell'Espresso in un articolo di Tizian del 20 maggio, cioè di ieri. Boss, presidenti, rampolli in campo e squadre, in mano ai clan e l'Andrangheta Football Club. Insomma, ormai è non dilagante, c'è più, no? Non c'è più nessun settore, no? Qua si sta parlando di combin, dove c'è business, di partite truccate, scommesse. Ma dove c'è business, dove si fa business, dove si fanno soldi, oggi la mafia interviene, la mafia come mafia capitale ha perfezionato gli errori del passato delle altre mafie e fa ancora meglio, cioè niente omicidi. E quando c'è una mafia, un clan che ha il potere di dire che in questa zona omicidi non se ne possono fare, ha il controllo del territorio, è una cosa gravissima. Gravissima, che, di cui bisognerebbe prendere atto di questi fatti e di quello che potrebbe fare se dice armiamo tutti, uccidiamo, però dove c'è business si infilano nel calcio, nell'imprenditoria, nell'emergenza abitativa, nell'emergenza immigrati, troviamo queste cose e non è che dobbiamo scendere dalle nuvole, tutti quanti sapevano, non si sono voltati dall'altra parte, ci hanno fatto affari. Però si chiamavano, sono romani, non c'hanno la coppola e la lupara, non si possono chiamare mafiosi, secondo la mentalità di qualcuno. Il problema è che i metodi e le azioni sono uguali a quelle che si verificano ancora oggi in Calabria e in Sicilia. Dunque mettiamo un'ottica nuova, delle lenti nuove per vedere oggi la mafia cos'è, perché oggi la mafia, se sei di destra o di sinistra, non gliene frega niente, se fai affare li fanno mettere insieme. Ti fa mettere insieme e chiunque si piega purtroppo al denaro, la politica di destra o di sinistra si piegano. Allora se ci fosse una cultura che parte dalla base, che parte dal territorio, diversa, quella è una mentalità sbagliata e fortunatamente non siamo arrivati a quello che è successo nel 92. Io spero che non si arrivi mai, ma questa è gente capace di fare anche quello.